Salve a tutti, io sono Caleco84 e benvenuti su SCP Containment Breach. Ora, credo che sappiamo tutti che cos'è e quello che vorrei sapere io è come mi è saltato in mente. Mi sono ritrovato a scaricare questo gioco e ho detto, mi è passata Pasqua, ho mangiato, sono tranquillo a casa da solo, è buio. Proviamolo. Ok. Per chi non lo avesse notato mentre giocavo a Nether, sono abbastanza suscettibile agli spaventi. So che per questo genere di gioco ci dovrebbe essere da qualche parte in giro per lo schermo la mia bella faccia terrorizzata, ma non ho il setup adatto per mostrare la mia stanza. Che è un disastro al momento. Quindi per adesso andiamo così com'è. Se poi vedo che piace, spero di no, andrò avanti, spero davvero di no. Iniziamo e almeno l'inizio so già com'è perché l'hanno fatto in tantissimi. Iniziamo. Name. ING, qua è altro mettere. Euclide, preferisco. Intro sequence. Ma sì, vai. Non so neanche che versione del gioco è. L'ultima comunque. Press any key. Possiamo iniziare. Ci muoviamo con WASD, mouse, questo è il blink, shift per sprintare, control per accucciarci, ok, ed è per azione. Allora, qual è l'azione? Ah, ok, tasto sinistro del mouse. Allora, class D, orientation, laughlet. Come faccio a leggerlo? Ok. SCP Foundation, il nostro staff. Vediamo. Sto leggendo. Sì, adesso esco, aspetta un secondo. Diciamo, un mese di lavoro nel nostro coso top secret. Memorizza. Posso muovermi, ok. Just follow me. We're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Mi sta già sulle balle sto tizio, comunque. Memorizza la tua designazione. Lo staff. C'è un po' troppo. Scusate, ma. Ah, non posso abbassare. Devo abbassare il volume da Dr. Burke, please report to Office Complex B. Per me il volume è troppo. Hurry up. They're Memorizza la tua waiting designazione durante la tua permanenza. Prenderai parte a vari test. Sì, è il nostro contratto. Ok. Non mi piace il fatto che mi possono terminare. Cosa sono, un criminale? Ho sempre visto in inglese, quindi non so molto della trama. Quello che so è che voi morirete tutti. Tu morirai, lui morirà. Instructions from the intercom and you'll probably be fine. Certo. Anche voi morirete, anche tu morirai. Io no perché sono un figo, ma tutti quanti qua morirete. Ok, fin qua non è spaventato, lo sappiamo tutti come va. Tu lo approcci. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So please maintain direct eye contact with SCP-173 Ah, ok. Ciao. Ciao. Ah. Che southern di... wing.
follow me. Che diavolo? No, io ero nell'altra stanza io. Ok, allora adesso inizia la parte strana. Allora, batterie, non so cosa servono, le prendono sempre tutti. Ok, calma. Allora. Abbiamo un documento. SCP-173. Sì, lo sappiamo, è fatto di cemento, è un pezzo di cemento con un disegno strano sopra. L'oggetto non si può muovere quando è in diretta linea di contatto. Ok, quando, finché lo guardi non si può muovere. Ok, cos'è questa? Level 1 kick up. Ok, allora. Cosa c'è qui? Non mi sembra ci sia nessuno. Stai lì. Io dico ciao. Aprite questa cavolo di porta. Ciao. Cosa cazzo? No. Vuole chiudere la porta? Ok. Cosa cazzo? Ascensore. Non succede nulla. Ok. Perché questa porta è aperta? Oh, non mi piace il bling. Devo metterlo. Okay. Andiamo avanti. Allora, dicevamo, è successo un casino, hanno fatto un disastro, va bene. Ma noi siamo in qualche modo di... Ok, con calma. Cosa c'è al fondo? Ok, tutte le porte sono chiuse, quindi sono abbastanza tranquillo. Ora chiede una carta. Questa è sufficiente? No, più alto, ok. Questa? Neanche. Andiamo avanti, alla prossima. I tubi dell'acqua che fanno rumore. Ok, va bene. SCP-172 abbastanza lontano per fare. F5 per salvare, giusto? F1, F2, F3, F4. F5, ma non mi sembra di aver salvato. Speriamo di aver salvato. Non potevano farle che si chiudevano meno rumorosamente le porte? Ok, high voltage, vuol dire e mi piglio la scossa. Vediamo cosa c'è qui.
classe Euclide. SCP-732. Non vedo nulla. Voi vedete qualcosa? Cos'è il pavimento? Una radio. Allora, aspetta. Uno, cinque per cambiare canale. Perché la vedo così male la radio? Ah, è spenta forse? Devo metterci la batteria? Oh. Ah, così. Allora, 1 o 5 per i canali, vediamo un po'. Grazie. Oh, questo mi piace. Bello. Un altro documento. Ah, 732. Contenuto in una cella 5 metri per 4 per 2. Non dice niente riguardo alla porta aperta. Plessiglass rinforzato. Ember into each by 4 wall. In seguito. Ci dovrebbero essere dei sensori infrarossi. Tanto mi sa che è già uscito, si è già andato a fare un giro, quindi io ovviamente se fossi un SCP, mi chiudo se mi si apre la porta, io esco, me ne vado e non ci torno. No, qui. Ok. Dicevo. È una creatura di gene sconosciuto, approssimativamente 2 metri di lunghezza dalla coda alla testa, e pesa approssimativamente 45 kg. Ha un corpo lungo. Che c***o era? Cos'è? I suoi fibre muscolari sono, non lo so, gli permettono movimenti estremamente veloci e precisi, non è parte del luogo, è abnormalmente flessibile, e i suoi arti sono, non lo so, a posto di occhi, orecchie, non si sa che cosa, questi organi sensoriali sono capaci di ecolocazione, ma di trovare, di individuare trasferimenti di energia come impulsi elettrici del cervello degli esseri viventi vicini. Ottimo. Ha imparato ha imparato ad andare in sincronia con questi impulsi, predicendo i movimenti di ogni essere attorno a sé. E usa questa tecnica per nascondersi, nascondendosi dietro la testa della persona che la sta cercando, oppure nascondendosi nei suoi scotomas, che sono i blind spot, i punti ciechi. Quindi sto coso, sì, mi giro, se vuol dire che è dietro la mia testa sto coso. Oh, ma vabbè, non sembra essere pericoloso al momento. Ok. Propongo di uscire da qui e chiuderci la porta alle spalle, sperando che lui da dietro. Madonna, sto rumore maledetto! Ok, F5.
la stanza completamente buia e non vedo niente. Mi servirebbe una tastiera luminosa. Ok, dovrei aver salvato, anche se non vedo apparire la scritta conferma, hai salvato, complimenti, ora puoi morire. Non mi appare quella scritta. Allora, abbiamo bisogno di una carta di livello superiore. Cosa cazzo sei tu? Ma che cosa ci tengono in sto posto? Ok, da... Cioè, ma sto affare mi sta seguendo? Paura. Ma di qua non si può, non si va da nessuna parte, quindi dobbiamo tornare indietro. E trovare un'altra uscita. Ok, quindi vedo dei puntini bianchi che si muovono, non capisco se ok, allora... Allora, qua non possiamo perché non abbiamo la carta d'accesso abbastanza alta. La mia paura più grande al momento è quello lì che ti spezza il collo. Poi vediamo... No. Ok, l'ascensore è scassato, qua è ancora chiuso. Io riproverei l'ascensore anche se non... Niente. Ora niente. Se cosa vuol dire terrorizzare le persone, a quanto pare, eh? Lo sapete bene. C'è un cadavere e non andiamo dritti di qua. Ogni volta che si chiude quella maledetta porta io mi terrorizzo. Perché caution? Sei andato? No! Schifoso! Ok, se tu sei qua io me ne posso andare dall'altra parte, giusto? Ci vediamo! Ciao! Ciupa! Ah, e posso andare lì sotto quindi? Giusto? Ok. Cos'è stato? No. Ok, possiamo andare qua. Ah, scatti, no! Non ora! Ok.
Questa non la posso aprire. Questa neanche. Questa è chiusissima. Cosa ci sono venuto a fare qua sotto? C'è niente. Magari frugare i cadaveri? No. Niente, assolutamente sono venuto qua per nulla. Posso aprire la bocca, grazie. E qui? No, questa è la stanza dove c'era lui prima. Credo che bisognerà tentare la sorte con un po' di tattica. Ovvero, magari lui non è più qui. Non c'è più. Direi chiudere la porta, grazie. Questo pezzo me lo ricordo. Allora, vediamo un po'. Non sembra esserci nessuno. Perché ho visto un video in cui uno cliccava, apriva e lui era lì che aspettava. E ho detto, allora, maschera antigas, ok. E non vedo assolutamente niente. Veloce. E non ha salvato! Oh, scusate! Non ho saved game perché... Com'era salva? Non c'è salva. Non gliene salva. Vabbè. Ok, non ho salvato, quindi dovrò ricominciare da capo. Ma direi che per questa sera io ho già concluso. Quindi, questo era SCP Containment Breach. Io, quello che camminava terrorizzato e un po' urlavo ero io. Quindi, se vi è piaciuto, cliccate su mi piace, commentate, non troppo male, per favore. Iscrivetevi al mio canale. Per altri video, magari non di questo, ma se proprio ci tenete, oh, mamma mia. Ok, non pensavo facesse così paura a giocarci. Ok, come ho detto, commentate, iscrivetevi al mio canale, cliccate su mi piace, eccetera, eccetera, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!